benvenuti a questa conferenza stampa. Siamo un gruppo di associazioni che si è riunito per chiedere appunto, diciamo, spiegazioni in seguito alla determina che è stata di finanziamento, attribuzione di finanziamenti per l'estate, il settembre del mese 2013. Oggi è il 5 giugno 2014, l'estate alle porte, e aspettiamo di conoscere appunto se rispetto a quella determina l'amministrazione intende risolvere quanto prima i problemi che stiamo per esporre, e quali saranno, qual è l'orizzonte che ci aspetta per l'estate prossima. L'estate è praticamente iniziata e ancora non abbiamo un'idea chiara di quale sarà il piano sulla cultura per l'amministrazione comunale. Oggi siamo qui, io sono il presidente di Arci Viterbo, Marco Trulli, ci sono diverse associazioni, ognuno si presenterà e spiegherà il proprio caso, perché abbiamo scoperto dopo questa determina che in diverse associazioni erano state contattate dall'amministrazione comunale in vista dello svolgimento del cartellone delle attività estive e del settembre. Sono state contattate dall'assessore alla cultura Giacomo Barelli, allora in carica, e una per una sono state in qualche modo indirizzate rispetto anche a una prospettiva di finanziamento. Questo con un bando aperto, quindi con una procedura anche abbastanza, diciamo, inopportuna a mio avviso. Diverse associazioni hanno preso quel indirizzo per buono, fidandosi dell'amministrazione, di un rappresentante dell'amministrazione comunale, e hanno messo in atto il proprio cartellone di attività, impegnandosi tutto quello che potevano, quei pochi finanziamenti e soldi che una piccola associazione, una piccola, grande, media associazione può disporre. A un anno di distanza queste associazioni sono viste assegnare dei finanziamenti esigui, direi ridicoli, rispetto all'importo che era stato impegnato e già speso in molti casi, no? Perché chiedete a qualche fornitore, a qualche service, di aspettare un anno e mezzo per ricevere un pagamento. Alle associazioni viene fatto, e le associazioni purtroppo provano a spacciare cultura e non droga, e quindi non hanno questa possibilità di liquidità e sono costrette a bloccare le proprie attività al momento rispetto all'estate del settembre di Terbese. Quindi chiediamo un'immediata presa, diciamo così, di posizione dell'amministrazione, un confronto pubblico anche rispetto a quale prospettiva di soluzione si intende perseguire, ma soprattutto anche un orizzonte più chiaro rispetto a quello che deve venire, perché quello che brucia di più è capire un anno dopo il futuro che ci aspetta. E quindi pensare ad oggi, 5 giugno 2014, che dobbiamo aspettare un altro anno per avere un'idea di quello che dobbiamo fare quest'estate, non è accettabile. Quindi volevamo mettere un punto fermo e chiedere all'amministrazione di, da oggi in poi, riniziare, a parte un dialogo con l'associazionismo più franco e diretto, ma poi di trovare dei momenti in cui si indirizzano anche le politiche culturali, anche le associazioni riescono a capire quali sono gli strumenti, bandi, avvisi pubblici o altro, per procedere con il lavoro. Nel nostro caso, così poi lascio la parola agli altri, Arci Viterbo ha fatto Estasi Arci, Forum Energie Popolari, che è stato 4 giorni di incontri con vari relatori, il ministro Kienge un anno fa era qui in questo cortile, vari delegati dell'associazione sono venuti da tutta Italia, abbiamo fatto 4 serate di spettacoli a Piazza Unità d'Italia completamente gratuite, avevamo fatto una richiesta e questa richiesta addirittura è stata persa o perlomeno non è stata inclusa nell'ambito delle proposte valutabili. La cosa incredibile a nostro avviso è che non c'è un elenco degli esclusi, perché questa determina ha finanziato tutti, e questa è la vera pioggia che, diciamo, che c'è stata, che dequalifica un po' pure il tipo di lavoro che facciamo tutti, perché mettere nello stesso avviso pubblico cose di carattere molto diverso in qualche modo depotenzia anche le proposte che ognuno fa,
e quindi spartisce, diciamo, la torta con un universo sterminato di attività. Quindi noi non siamo stati inseriti in quell'elenco, non abbiamo ancora capito perché, e insomma il dirigente alla nostra domanda rispetto a perché avete finanziato tutti in modo così indiscriminato ci ha proprio risposto: perché non potevamo permetterci un ricorso rispetto a questa determina. Evidentemente questa, diciamo, questa determina non regge da nessuna parte, e siamo oggi a dire questo. Passo la parola al prossimo. Salve, sono Francesco Serra della compagnia Tetredo. Vabbè, ci sta Marco che ha un po' riassunto quello che è successo. A noi è successo praticamente questo, che noi siamo stati convocati, abbiamo partecipato a un bando attraverso un progetto, ma poi siamo stati convocati proprio dall'assessore, quindi l'assessore ci ha chiamato e commissionato 14-12 spettacoli. Io sono arrivato nel suo ufficio e mi sono ritrovato insieme ad altre due associazioni del posto, che sono Astarte di Paolo Manganiello e Sante Paolo Racci di Funamboli, e ci ha commissionato 12 spettacoli da fare nelle frazioni di Viterbo Comune, quindi Bagnaia, San Martino, Grotte e nel comune di Viterbo, per un importo di 8.000 euro, 10.000 euro promesse comprese le spese, e ad oggi ci dà, sempre per questi 12 spettacoli, ci ha promesso 2.000 euro, vale a dire diviso in tre associazioni 700 euro. Solo il mio spettacolo conta più di 10 attori, gli attori vengono da Roma, e già alcune spese sono state affrontate, come l'affitto delle sedie, rimborso spese, affitto audio e video, cioè spese che abbiamo già sostenute con le nostre tasche. Quindi, come dice giustamente Marco, a un anno di distanza noi aspettiamo questi soldi, aspettiamo i nostri creditori, aspettano che noi paghiamo, e ci viene detto che l'importo è stato ridotto dell'80%, e poi attraverso anche questa partizione che è stata fatta, suddivisione in fasce, perché arriviamo dalla prima alla settima fascia, non capiamo quale giudizio abbiano usato, perché uno ha preso il 30.000 euro e gli vengono tolti 5.000 euro, un altro che ha chiesto 10.000 euro e gli vengono date, viene tolto l'80%. Quale giudizio, quale parametro? Cognome. Visto? Il nome e cognome. Di cosa? Dipende dal nome e cognome. Ah, tetraedro. Sì. Secondo che cognome hai, ti danno il contributo. È stato un teatrino. Capito, è semplice, guarda. Nel senso, allora, nel bando non ci stava nessuna clausola, non ci stava nessuna rispetto, cioè non ci stava nessun parametro usato. Sì, il riso delle scarpe, capito? Queste cose. Vabbè, la situazione è questa, hanno fatto questa suddivisione. E questa suddivisione, allora, nel momento in cui uno va a parlare in un ufficio pubblico, in un'amministrazione comunale, allora queste persone non hanno risposto al nostro appello e non hanno detto perché ora la situazione è questa. E c'è chi ha risposto: vabbè, voi non avete nessun contratto, non avete stipulato nessun contratto, non c'è stata nessuna delibera. Però io mi chiedo, se uno va in un'amministrazione comunale, in un ufficio pubblico, è un rappresentante di questa amministrazione, ti chiama e ti convoca rispetto anche a dei testimoni, ti dice fate questo, io penso che questa persona debba assumersi il suo ruolo, debba assumersi le sue parole, insomma debba avere un peso. Cioè, questo noi chiediamo, cioè, non ha potuto prendere in giro a 20-30 associazioni e promettere a destra e a manca facciamo questo e facciamo diventare di Viterbo la città della cultura, e poi lasciare le persone che lavorano tutti i giorni facendo 20 spettacoli, associazioni che prendono veramente per fare una cosa 50 euro al giorno, lasciarli in mezzo alla strada così con i debiti. Questo è ridicolo. Per non parlare poi del comune di Viterbo, dove, sempre parlando in generale della cultura, quanti assessori sono cambiati alla cultura negli ultimi 5 anni? 6. Cioè, quali sono i nostri interlocutori? Non abbiamo nessun interlocutore. Cioè, quanto dura una... 5 anni? Cioè, a Viterbo sono riusciti a cambiarne 6 in 5 anni. Non cambia il dirigente, è lì il problema. È ridicolo, non ci abbiamo nessuno. Il problema è che non cambia il dirigente, che si chiama Stefano Minghini, capito? E infatti sono loro pure che secondo me lui tocca fare qualcosa. Però nel momento in cui tu vai a parlare oggi con qualcuno, non c'hai più interlocutori, non sai con chi parlare, perché ti mandano da una parte all'altra, sì. E noi ci ritroviamo qui a parlare con voi in un cortile perché nessuno ci dà retta. Grazie. Io sono Sante Paolacci dei Funamboli. Noi abbiamo un paio di domande semplicemente da fare all'amministrazione. Ricalchiamo un po' il mood di questa mattina, perché è quello l'argomento, è quello il motivo. Noi chiediamo all'amministrazione se per loro le associazioni sono un peso o una risorsa.
perché se sono una risorsa, come ha detto Michelini un anno fa un incontro con le associazioni, ci chiediamo per quale motivo sono state fatte indebitare, per quale motivo sono stati promessi i soldi, per quale motivo queste associazioni si trovano oggi con le spalle al muro, per non dire col culo per terra, insomma. Sono indebitate, non possono programmare il futuro, non possiamo vederlo il futuro perché abbiamo creduto alla parola dell'amministrazione. Quindi sono una risorsa oppure un peso? Un'altra domanda è questa, qualcuno nella maggioranza ha parlato di marchettificio. La domanda è questa, c'è stato marchettificio? C'è marchettificio secondo l'amministrazione? Secondo noi no, fa un meglio, secondo noi non vogliamo le marchette, non vogliamo i regolamenti, vogliamo la chiarezza, la trasparenza, vogliamo i tempi certi, chiari. Vogliamo che l'amministrazione pensi prima degli eventi e non dopo. Vogliamo che consideri le associazioni che fanno sul posto, le associazioni che si uniscono, che cercano di creare quelle connessioni che credo sia il massimo per la cultura. Questo. Ma tu che sei di caffeina? No, sono dei funamboli. A posto. Non ne ho capito bene. È di caffeinato lui. Io sono Irene, interina della Provo di Viterbo. Io, come già hanno detto Sante, Marco e Francesco, ecco, mi allego alle loro parole, però vorrei fare una precisazione. Noi quando il sindaco Michelini è stato eletto, siamo stati i primi che abbiamo convocato anche a mezzo stampa una riunione di associazioni alla quale eravamo tutti presenti, eravamo più di 50 quella sera di associazioni, all'ex granaio di San Martino a Cimino. In quella sede ed anche lì ha fatto tante promesse il sindaco Michelini. Innanzitutto si era sbilanciato ad esempio anche sulla consulta della cultura, che aveva detto che avrebbe voluto fare da lì a pochi mesi. Aveva detto che avrebbe voluto fare una programmazione coinvolgendo tutti gli operatori culturali, perché gli operatori culturali per la città di Viterbo sono importanti e, parole sue, sono la linfa vitale, perché benché qualcuno dica che se non ci fosse una realtà non ci sarebbe nulla in città, io penso che ne esistono tante di realtà a Viterbo e, malgrado lavorino spesso avvilite e all'ombra dei riflettori, lavorano tutto l'anno e aggregano centinaia e centinaia di persone durante l'anno. Abbiamo fatto ieri un conto di tutto quello che facciamo, tante associazioni fanno un evento in media ogni 8-10 giorni. Io capisco che la quantità non rispecchi la qualità in questo, però sono numeri che comunque testimoniano una presenza sul territorio costante. Rispetto alle parole che diceva Marco, ci siamo ritrovati insieme la scorsa settimana al dottor Menghini in assessorato. Volevo dirvi pure un'altra notizia: noi stiamo valutando tutti insieme un ricorso al TAR per l'estate del settembre viterbese. Come Prolaco noi non siamo coinvolti, anzi, nota, secondo me stonata lo stesso, nonostante nella conferenza stampa Mauro al video della presentazione dell'estate viterbese avessimo detto che non avremmo svolto l'evento perché era stato pubblicizzato nell'ora sbagliata, al posto e al giorno sbagliato, e noi rinunciavamo a fare l'evento, quindi comunque a noi hanno assegnato dei soldi che non prenderemo perché abbiamo detto che non faremo l'evento. Però qualcosa di sorto a noi è andato in futuro. Noi siamo stati chiamati più volte dall'amministrazione, l'ultima nell'occasione della chiusura delle piazze del centro storico, per riempire tra virgolette le piazze. Quindi siamo stati chiamati come una sorta di incubatore di altre realtà per fare una programmazione durante questo periodo. E lo stesso è avvenuto a Natale, quando avevamo presentato un programma insieme ad altre, a tantissime altre associazioni, organico, che prevedeva una spesa di circa 35-40 mila euro, ma c'era di tutto, dai concerti agli spettacoli teatrali, di tutto veramente, ed eravamo più di 20 associazioni. Quel programma fu rifiutato perché ci dissero che era una spesa troppo elevata, poi abbiamo visto però svilita proprio la spesa natalizia in due progetti secondo noi senza anima, senza pubblicità, non coordinati con nessuna realtà culturale, di cui uno dei bandi, ricordiamo, è attenzionato alla Procura della Repubblica, quindi quello pure mi sembra un dato. Quest'altro, se andremo avanti, io mi auguro fermamente che non andiamo avanti, sarà oggetto dell'attenzione del TAR. Ricordiamo anche che il primo provvedimento che farà il TAR è sospendere tutti i pagamenti, quindi questo testimonia che noi non siamo un marchio
racket elettorali, perché a noi non ci comprano con 1000, 2000, 5000, 10000 euro, perché non li vogliamo. Io personalmente della prologo non vivo e non rendi conto i rimborsi delle mie spese oppure la benzina e o lo stipendio. Quindi io lo faccio per amore della città e come me tutti i colleghi del direttivo con cui ieri abbiamo fatto la riunione, perché sono qui in loro rappresentanza e tutti i soci che ci danno una mano. Però questo, ecco, è una cosa importante da dire. Noi stiamo proseguendo questo evento ZTL, cioè lo stiamo proseguendo a metà, perché metà delle associazioni si sono rifiutate di partecipare, perché comunque ancora gli dobbiamo saldare i debiti del Natale, dove noi abbiamo avuto una delibera di indirizzo di 9.000 euro, delibera che attualmente da voci di corridoio si ridurrebbe alla metà, per fare posto a spese di non si sa che tipo. Questo io mi chiedo, cioè è giusto, io sono d'accordo con Sante, per me pure il mercatificio non deve esistere nel marchettificio, cioè nessuno di noi vuole che il comune dia rimborsi sullo stesso piano a realtà che comunque aggregano centinaia e centinaia di persone, a magari alla manifestazione di Bocce, con tutto rispetto per chi lo fa, oppure al torneo di Burrago. Però uno propone anche noi siamo andati a parlare anche con l'assessore degli Iacoli, gli abbiamo detto fai delle delibere, fai dei bandi di gara di indirizzo, decidi quest'anno il comune di Viterbo vuole buttare sullo spettacolo, sul teatro, sul cinema e ci fai confrontare tutti su quell'aspetto lì. Noi questo vorremmo, una programmazione, un'organizzazione comunque della cultura e soprattutto rispetto, perché vi assicuro che quando abbiamo letto tutti e noi non eravamo coinvolti, quella lista della spesa sembrava una lista di un discount. Io mi metto pure la parte del cittadino che dice ma come vengono spesi i soldi nostri? Però metterci lì vicino a quella riga, cioè per me significa proprio, equivale proprio a un avvilimento delle nostre realtà, perché nessuno viene mai a vedere che cosa facciamo, cioè quello che c'è dietro, tutto quello che facciamo. Quindi questo, ecco, secondo me un dato va dato, noi ci siamo riuniti 3 volte in queste ultime settimane e l'ultima volta abbiamo deciso quasi all'unanimità di ricorrere comunque al TAR. Questo lo vogliamo fare, ci autotasseremo per farlo, ovviamente bloccando i finanziamenti, capite bene che siamo in doppia difficoltà, però questo per farvi capire che noi non vogliamo appropriarci di un sistema di cose che non va, ma vogliamo demolirlo. Quindi questo credo che sia il dato. Buongiorno, io sono Serenella della Tana degli Orchi, alias l'evento che è più riconosciuto di questa associazione, che è Ludica 1243. Come tutti gli altri ci hanno state fatte grandi promesse di grandi progetti, progetti che noi abbiamo nel cassetto da ben 14 anni peraltro, e che questa amministrazione sembrava volesse, no, dare, anche per differenziarsi dalle altre, ci voleva dare insomma una stoccata giusta e quindi ecco, fare di Ludica il grosso evento medievale, nazionale, internazionale che potrebbe essere già da molto tempo. Questo era stato promesso, alcuni di voi si ricorderanno anche in conferenza stampa che il bando scadeva quel giorno, l'assessore presente aveva garantito che ovviamente eventi storici, perché comunque noi sono da 14 anni che facciamo Ludica, il primo evento che è rientrato nel centro storico e che è riaperto il centro storico, oltre appunto a San Pellegrino e Santa Rosa, quindi aveva comunque garantito ai giornalisti presenti che eventi di questa portata avrebbero avuto delle possibilità in più, avrebbero avuto ovviamente un occhio di riguardo in più, perché giustamente si lavora sul territorio da tanti anni, si lavora a testa bassa, diceva giustamente Irene, perché noi abbiamo Ludica come evento di punta, ma sono 20 anni che teniamo aperta una sede associativa dove si radunano ragazzi nel centro storico con le unghie e con i denti, perché nessuno ci ha mai dato un contributo per tenere aperta la sede, ma questo è un altro capitolo. Però a maggior ragione vedere poi dopo un anno vedere che ci viene finanziato un contributo irrisorio, ma al di là del contributo irrisorio essere messi in una fascia che è a quanto poco mortificante per me, per tutti i ragazzi che lavorano con me, per tutta la gente che lavora con me da Roma, perché noi abbiamo comunque un filone molto importante con ragazzi che comunque studiano a Roma, quindi hanno fatto a loro volta conoscenze a Roma, di giovani che vengono a collaborare poi dopo all'evento in maniera del tutto volontaria e gratuita. Però ecco, è mortificante, noi siamo ritrovati mortificati da questa fascia in cui ci hanno messo di appartenenza, soprattutto senza sapere i criteri, senza avere nessuna possibilità di raggiungere questi criteri, perché come diceva giustamente prima Marco, il bando è nato
senza che avesse nessun criterio, perché se uno avesse avuto la possibilità di vedere i criteri magari avrebbe lavorato per accedere a quei criteri, ma invece criteri non ce n'erano nel bando, anzi è stato prolungato anche il bando oltremodo. Dopodiché esce un regolamento a marzo e vengono applicati quei criteri su una cosa fatta postuma, che non ha nessuna ragione di esistere, o meglio, noi vorremmo anche appunto spiegazioni di questo. Dove sono i criteri? Qual è stato il paragone fra un evento e l'altro? Perché se, come ragionavamo l'altra sera con i membri della mia associazione, se noi andiamo a scorporare l'evento ludica e lo andiamo a frammentare in tutti gli eventi che contiene, corteo, presentazione di libri, conferenze, giornate di studio, spettacoli, scorporandoli e prendendo 500 euro ad evento, come ha fatto in questa delibera, avremmo preso molto molto più economie. Allora è questo che ci si chiede, non una programmazione, non un evento che porti risalto in tutta e per tutta la città, visto che comunque abbiamo un centro storico medievale che viene trascurato, o meglio veniva trascurato, adesso un po' di più magari con gli eventi sta vivendo. E questo ci si chiede, cioè frammentare, frammentazione, nessuna programmazione, nessuna idea. Noi abbiamo tante idee, tanta voglia di programmare, ma certo non si può fare a giugno la programmazione, quando ancora non si sa quello che si andrà a fare. Noi stiamo mettendo in piedi l'evento, che ci sarà dall'8 al 13 luglio, con le nostre forze. Stiamo facendo una campagna di autofinanziamento, perché questo è. Ma è ovvio che noi riusciremo a portare ludica in piazza perché abbiamo passione e abbiamo volontà di tenere in piedi questo evento. Ma è ovvio che di fronte alle poche, scarse economie e attenzione da parte dell'amministrazione comunale non si va da nessuna parte. Non si può far crescere l'evento, portarlo e farlo conoscere all'estero, perché comunque manca la materia prima, mancano le economie per fare pubblicità, mancano le economie per investire, per far conoscere oltremodo quello che può essere ludica e Viterbo, non dimentichiamoci, e Viterbo. Perché questo, tutti gli eventi che noi facciamo dovrebbero essere il veicolo per far conoscere Viterbo, così come lo è stato per tanti eventi che abbiamo portato in questa città. Io sono Giuliano Nisi, il presidente dell'Associazione XXI secolo. Diciamo che il più naturalmente è stato detto, noi siamo un'associazione che lavora sul territorio dal 97 e è riuscita nella formazione di un'orchestra che è la direzione artistica di Fabrizio Bastianini, è invitata in festival che stanno fuori da Viterbo e c'è l'attività anche di un coro che è il Contrappunto, che fa concerti non solo a Viterbo ma anche lì all'estero. Andremo a Parigi o siamo stati a Salisburgo lo scorso anno. Noi normalmente abbiamo cercato in tutti questi anni, tra l'altro, di fare tutta una serie di attività senza l'onere del comune. Infatti avevo preparato, come tanti, un elenco delle attività solo dell'ultimo anno che dimostra come i contributi comunali in realtà sono ben pochi. Molte delle attività sono state autofinanziate dai soci dell'associazione, che sono ben 72 al momento, e poi dal contributo della gente che partecipa agli eventi o alle offerte che riusciamo a recuperare, oppure con dei contributi privati. Noi diciamo che per quelle poche volte che ci siamo affidati, soprattutto in quest'ultimo periodo, siamo caduti in questa rete, perché insieme all'associazione Damutea, perché ci siamo anche messi insieme e faremo in qualche modo fronte ai debiti che ci sono rimasti un po' sul groppone, come si dice, abbiamo proposto al Comune di Viterbo un evento che è una serie di concerti e masterclass che si chiama Viterbo Classica, e un altro che sembrava davvero aver accolto proprio il consenso dell'amministrazione, che è il premio Fausto Ricci, che grazie anche all'aiuto di Ceniti e del Touring Club, Fausto Ricci è un grande baritono del primo Novecento viterbese, abbiamo l'anno scorso messo in piedi la prima edizione di un concorso lirico internazionale. Sono arrivati candidati dalla Corea, dal Giappone, da tutta l'Italia, e da quella che era stata i vincitori hanno vinto delle borse di studio targate Città di Viterbo, tra l'altro.
la promessa era quella naturalmente di contribuire a, quantomeno alle spese. Ora noi ci ritroviamo, il presidente di giuria è stata Fiorenza Cossotto, che è un soprano di livello internazionale, ha cantato con Maria Callas, voi immaginate, e fa masterclass, adesso è al Metropolitan di New York, verrà, dovrebbe venire se ce la facciamo anche quest'anno. E ci ritroviamo, sempre come diceva Serenella, non sappiamo perché l'indicazione di queste fasce, i criteri sono molto così generici, nella penultima fascia di questa contribuzione, e le spese che ci vengono restituite non coprono neanche le borse di studio che sono state erogate ai vincitori, consegnate dal sindaco e dall'assessore, il che alla fine ci fa carico di tutte le, oltre le spese dell'organizzazione, perché poi abbiamo capito che c'era qualche problema, abbiamo un po' ridotto i costi, ma abbiamo speso quasi 9.000 euro, ci restituiscono 800 euro che insomma ci facciamo a malapena, ci copriamo a malapena le spese di viaggio di Fiorenza Cossotto, che è scesa, è stata dei giorni in albergo a Viterbo, e ecco, Anna Maria Chilli dell'associazione Damutea. E quindi quello che ci mortifica è innanzitutto questa indicazione di fascia come penultima fascia, insieme altre, alle sagre di paese, che è davvero per noi mortificante. E poi quello che ci lascia sconcertati è la mancanza di rispetto di quelle che erano un po' le promesse che sono state fatte anche lì a presenza di testimoni, perché l'evento, soprattutto questo, che omaggiava un grande personaggio viterbese famoso in tutto il mondo, ci consentiva in qualche modo di coprire, ripeto, parte delle spese. Io che chiudo, come associazione del XXI secolo, e anche credo, parlo anche a nome di tutti, credo che in un'economia di un buon padre di famiglia, prima di spendere nuovi soldi e quindi comprarsi una macchina nuova, sarebbe il caso di pagare le rate della macchina vecchia, perché così si potrebbe in qualche modo venire incontro a queste, tutte le nostre realtà che non lavorano solo nell'estate viterbese, perché noi lavoriamo tutto l'anno a Viterbo e facciamo tutta una serie di eventi che vanno da gennaio a dicembre, e siamo, come diceva Irene e come diceva Serenella, in possibilità di, tra l'altro, a contattare delle persone che a noi dobbiamo ancora pagare, perché una parte di pagamenti purtroppo è rimasta indietro e abbiamo annullato noi, per esempio, come associazione del XXI secolo e Damutea, il concerto con Bruno Canino, che ci sarebbe stato adesso a fine giugno, un concerto del pianoforte orchestra di Mozart, perché ci manca ancora un saldo che dobbiamo dare al maestro Canino, e per la città di Viterbo, secondo noi, non è una bella immagine pensare che lasciamo debiti un po' in giro per il mondo. E quindi, insomma, spero che qualcosa questa giornata di vantaggioso porti per tutti. Buongiorno a tutti, io sono Claudio Pisa e rappresento Imagine Action Rock in Cura, che è un'associazione che è nata per organizzare un festival che si tiene a Cura di Vetralla a settembre, un festival di musica rock, diciamo, alternativa, che in questi anni è riuscito a portare delle band molto importanti, diciamo, in questo panorama. L'anno scorso abbiamo avuto l'idea di fare una sorta di anteprima del nostro festival a Viterbo, perché, insomma, oltre che siamo molto legati a questa città, ci offriva appunto un palcoscenico importante, e abbiamo organizzato e, ahimè, pagato il concerto con lo Stato Sociale, che è una delle band più importanti appunto di questo mondo. Cioè, l'altro ieri è uscito il CD e si sono piazzati primi in classifica in tutte le vendite di iTunes, quindi sono dati che non dico tanto per vantarsi, ma giusto per rendere l'idea del nostro evento. L'abbiamo fatto davanti a Palazzo dei Papi e siamo riusciti anche a riempire la piazza. Abbiamo presentato questo progetto con le nostre strategie, la nostra presentazione, la presentazione del gruppo, e con le spese che pensavamo di sostenere. Non abbiamo chiesto nessuna cifra, siamo stati convocati e Barelli ci ha detto
si è esposto con la cifra di 2.500 euro che coprivano una parte di tutto questo evento. Abbiamo fatto più incontri, la prima l'ho fatta io da solo e poi l'abbiamo fatta anche con Paolo Cappelli che ha fatto dei giorni prima e il giorno dopo di noi e l'abbiamo fatta anche con i fornitori, perché giustamente i fornitori volevano essere sicuri che poi insomma prima o poi venivano pagati. E ci siamo ritrovati dopo un anno di distanza, cioè premetto che se a un anno di distanza prendevamo questi 2.500 euro promessi era comunque un danno, perché è impossibile programmare il futuro con dei soldi che non si hanno, cioè noi dobbiamo fare il festival adesso a settembre e ci ritroviamo veramente in una situazione molto molto scomoda. Dopo un anno invece abbiamo scoperto che il comune ci rimborsava 493 euro. Come appunto è stata citata, io con tutto il rispetto, anzi se ci fosse l'organizzatore del torneo di bocce, della passeggiata, del raduno dei camperisti, di una partita di memorial, io rispetto qualsiasi tipo di attività, poi sono delle attività che hanno dei costi, una risonanza maggiore e che secondo me devono essere trattati in maniera diversa. Non capisco minimamente quali sono stati appunto i criteri che ci hanno visto essere incastrati in questa fascia di 493 euro, che veramente non so che cosa, non ci si paga nemmeno la SIAE, ci ritroviamo quindi un buco di 2.000 euro e naturalmente oltre, cioè a me è una cosa assurda già ritrovarci qui dopo un anno a parlare di questa cosa, prendersi un giorno di ferie per una cosa che doveva essere talmente liscia, cioè è una cosa proprio assurda, non voglio parlare di diciamo di argomenti politici, ma sono dei meccanismi che dovrebbero essere molto più semplici di quello che sono. Anche per me, prima di pensare a delle rate di una macchina nuova, bisogna pagare quelle della macchina vecchia, perché mi dispiace anche di parlare di soldi quando si parla appunto di cultura, però qui ci sono dei debiti che poi sono stati anche pagati di tasca nostra, perché l'associazione ha dei fondi, delle casse, ma poi a un certo punto i fornitori devono essere pagati e loro hanno delle tasse, hanno uno stipendio da portare a casa e quindi ce l'abbiamo dovuti mettere noi, che è una cosa assurda, perché nel senso già non ci guadagniamo nulla da questo lavoro, lo facciamo con passione. Ci si rimettono i soldi, magari delle benzine, delle varie spese, ma rimettersi di soldi di tasca per organizzare un concerto gratuito, che non l'ho detto, ma era un concerto gratuito, a me sa una cosa assurda. Quindi chiediamo naturalmente tutti insieme delle regole certe per il futuro, perché questo è una cosa per me, cioè è una cosa molto semplice, e poi loro devono trovare il modo di compensare tutti i danni che hanno fatto, perché questa è una cosa assolutamente necessaria, perché cioè dobbiamo affrontare queste spese, per noi è impossibile, impensabile non fare questo festival, che è il motivo principale per il quale siamo nati e che riesce a portare migliaia di persone, cioè sono in due giorni, l'anno scorso sono venuti più di 1.500 persone, siamo riusciti a creare anche un movimento musicale tra band locali che hanno avuto la possibilità appunto di esibirsi da noi, confrontandosi con band di tutta Italia. Cioè, per noi è una cosa assurda, io ancora non mi ci capacito che questa mattina stiamo parlando di queste cose, perché della gente non è riuscita a fare un lavoro semplice, e qui mi espongo, perché per me è un lavoro semplice, perché i lavori difficili sono altri, perché fare queste porcate è più difficile che farle bene. E eccoci qua. Quindi, Allora, sì. Posso dire la mia? Sono Simonetta Pacini dell'Associazione Culturale Tusce Eventi e non so che fine farà un contributo che dovrei prendere del mese di dicembre, che ho fatto due manifestazioni, però secondo me c'è un difetto di forma proprio, perché ovviamente è stata fatta fare la domanda con diciamo grande anticipo, il difetto di forma è che per ogni, come succedeva prima, quando uno faceva la domanda ti facevano una delibera di giunta dove ti assegnavano dei fondi, quindi uno sapeva bene o male su quello che poteva contare, altrimenti ecco il difetto di fondo è stato questo, fare tutto questo calderone, che secondo me, cioè, non c'ha nessun senso,
e o quantomeno dare idea alle associazioni di quello su cui possono contare, perché a quel punto uno decide di trovare altri fondi e di non fare quello che deve fare, perché se uno non ha la possibilità di coprire finanziariamente quello che deve fare, ovviamente per questa ragione io ho annullato due manifestazioni che avrei dovuto fare fra luglio e settembre, quindi non le faccio. Questa è, non avendo nessun tipo di certezza e pensando che il criterio poi sia questo, sinceramente non ho fondi da mettere in tasca mia, perché l'ho già fatto, quindi basta. Per il momento mi fermo proprio come attività. Basta. Posso dire una parola che devo scappare? Scappa, sì. Salve, Augusto Terenzi, compagnia Mani in Alto. Noi per 12 anni abbiamo fatto una piccola rassegna che si realizzava nel giardino di Porta della Verità, forse qualcuno di voi ne ha notizia. Nel 2012 con lettera ufficiale abbiamo dichiarato che non potevamo più proseguire in questa attività per impossibilità. Sgombrando il campo dai fatti personali di oggi, miei e comunque anche degli operatori culturali del territorio, l'andamento dell'assessorato alla cultura del Comune di Viterbo non ha mai brillato. Nel 2012 noi abbiamo ricevuto una mail direttamente dall'assessore del momento dicendo una settimana prima che ci toglievano 500 euro. Questo nel 2012, dopodiché noi abbiamo fatto lettera ufficiale, abbiamo dichiarato che era impossibile progredire, andare avanti, e mi dispiace per coloro che nel 2014 ci sono caduti, però certo non è iniziato adesso il cattivo comportamento dell'assessorato e di conseguenza è normale che ci sia una delibera dopodiché uno lavora. Questo è solo la normalità. Non si può proseguire così. Io propongo, ma poi me ne vado perché devo purtroppo lavorare, perché paghiamo le bollette tutti quanti, io propongo che tutti gli operatori del territorio smettano totalmente di fare cose, in maniera che veramente l'assessorato si trovi in una condizione di impossibilità di operare, e poi a quel punto forse c'hanno fornitori, poi dopo c'hanno un fornitore ufficiale, c'hanno un fornitore ufficiale, vediamo se poi a questo punto la cittadinanza totalmente unita possa insieme a noi portare una come si dice, una protesta gentile, per carità, culturale, però totale. Cioè se noi tutti insieme riusciamo a fare, dopo l'esperienza del regolamento che è stata un'esperienza fallimentare, dopo vari singoli azioni delle associazioni e degli operatori, se totalmente insieme siamo coesi e manifestiamo, credo che potremo ottenere un risultato. Altrimenti lo modus operandi dell'assessorato e del comune non cambierà. Credo che ci abbiano abituato a questo loro comportamento, che tanto trovano una soluzione per fare. E l'altra cosa molto molto pericolosa è che non hanno neanche il minimo di etica per poter avere la faccia, per metterci la faccia nelle loro operazioni culturali, che sono disastrose. Noi lo sappiamo, insomma, tutti noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Quindi io credo che il comune, se noi reagiamo singolarmente, non cambierà, perché tanto mi sembra che appunto abbiano la faccia di bronzo e possono tranquillamente dire: ma come, noi no, non c'eravamo, non è vero, cioè, era colpa di quello, no, perché prima di me è arrivato un altro, e continuano così. Quindi credo che l'unica cosa sia una protesta coesa di tutti noi, cercando di coinvolgere la cittadinanza. L'esperienza del regolamento credo che sia un'esperienza da ricordare bene e che da non ripetere in quel modo lì, ma serve una soluzione diversa. Io purtroppo devo andare a fare uno spettacolo, vi saluto, arrivederci. Io sono Paolo Cappelli e faccio parte della Take Off, che organizza diverse manifestazioni culturali, non solo musicali ma soprattutto culturali, di storia della città e del territorio viterbese. E lo scorso settembre ho organizzato insieme a lui le giornate musicali, 3 delle 4 giornate musicali.
E noi siamo stati convocati pochi giorni prima delle manifestazioni dall'assessore Barelli, che ci aveva logicamente garantito tutto. Premetto, io l'organizzazione di questo evento musicale era partito con il vecchio assessore Contardo, il vecchio assessore Contardo, e in pratica lo scopo era di occupare i palchi nei momenti di vuoti, perché il palco viene installato al Duomo, come voi sapete, magari a giugno, finisce a settembre, però è un peccato non utilizzarlo. Quindi era questo lo scopo, e lo scopo infatti era non far girare i soldi nell'associazione, ossia il comune direttamente si accollava le spese, quindi io e i colleghi che mi aiutano a gestire non gestivamo soldi, era questo qua lo scopo. Quest'anno non è stato possibile, perché? Perché il comune non poteva gestire la SIAE, non poteva gestire fornitori, quindi ci hanno garantito che avrebbero comunque sostenuto tutte le spese minime per svolgere l'evento. Questo non è successo, ma ha portato un aumento di spese, perché se il comune spende direttamente i soldi alla SIAE paga un terzo di quello che paga un privato cittadino, una privata associazione. Quindi anziché spendere 140 euro, io ne ho spesi 500 e il comune me ne doveva rimborsare 500. Sì, fanno la globale. Quindi il comune non solo non ha usufruito dei vantaggi fiscali della SIAE, ma ha aggravato a noi di spese che ci ha lasciato il debito, perché poi dopo è un cane che si morde la coda. Mentre gli assessorati della precedente amministrazione gestivano direttamente in un'unica soluzione tutti gli eventi dell'estate, quindi garantivano il suolo pubblico, garantivano la SIAE, che è una spesa enorme, in un'unica soluzione loro patteggiavano, riuscivano a arrivare a un concordato che era vantaggioso per tutti. Quest'anno no, abbiamo tutti pagato due terzi in più della SIAE, ogni manifestazione ha pagato due terzi in più, cioè c'è stato un dispendio di due terzi in più della SIAE. Questo è quello che volevo dire. Io logicamente ho preso un contributo di 2000 euro, ma è logico che non ci pago neanche il service. Se voi andate a vedere, la fattura è di 2700 solamente di service, 1500 sono la SIAE, e ecco che è facile capire quanti sono i costi, diciamo. Soprattutto tutte le pezze stanno consegnate, sì, sì. Tutte le spese. Soprattutto la difficoltà enorme è che avendo pochi giorni per organizzarci è difficile anche trovare sponsorizzazioni, supporti di qualsiasi tipo, anche manuali, cioè non serve per forza il supporto economico, ma in 10 giorni, 12, è difficile trovare anche volontariato, a differenza di altre ex associazioni che hanno 6 mesi di anticipo. E io qui volevo dire anche un'altra cosa, che la cosa deludente per me, che in campagna elettorale ho sostenuto erroneamente Filippo Rossi, è vedere che lui come rappresentante del Consiglio Comunale, come Presidente del Consiglio Comunale, è assente, nonostante sia uno dei fondatori di un'ex associazione culturale che adesso gestisce praticamente tutta la città. Quindi è brutto vedere che quando si sale al potere si cambiano le regole e ci si dimentica del passato, perché loro erano un'associazione culturale, dovrebbero tutelare i loro simili. Quindi io credo che questo è secondo me è la cosa più deludente di tutta la situazione. Cioè, non è mica proprio. E dopo questo evento che abbiamo fatto oggi, dopo vorremmo sensibilizzare ancora la città, quindi penso che insieme adesso ci stiamo riunendo per cercare di capire e trovare un giorno per fare una manifestazione pubblica cittadina. A breve, quindi sarà anche la settimana prossima, e tutti insieme organizzeremo un grande evento in piazza. Faremo sapere anche qua. Sì, volevo dire solo... Di Viterbo, la piazza di Viterbo è il trasferto, andrete anche voi. Pienza. Noi troppe trasferte abbiamo fatto. Perché dice in città, una piazza, poi location di terra. Allora, io sono Andrea Pascucci, presidente dell'associazione Moto Perpetuo. Da 4 anni organizziamo i corsi internazionali di musica città di Viterbo. Contenitore all'interno del quale ci sono anche altre iniziative. Comunque, volevo precisare una cosa che non è stata detta, anzi è stata detta ma non nel modo giusto. Questo di cui parliamo non era un bando, era un avviso pubblico. Tutti hanno detto bando, mi meraviglio un po', però insomma siamo qui a contare i peli di tutti, no? Quindi è giusto dire che questo era un avviso pubblico, quindi con delle regole, che se le vogliamo chiamare regole è perché
siamo buoni, no? In realtà le regole sono state fatte dopo, i criteri di cui si parlava, io l'ho letto qualche tempo fa su quello che si può chiamare sito del comune di Viterbo, io non l'ho trovato più, quei criteri su cui si basa i contributi, io non li ho più nemmeno trovati, però li lessi velocemente, un po' infuriato. Insomma, vabbè, nel senso lì c'era scritto il carattere internazionale dell'iniziativa, sì, però quella che poi corrisponde a delle iniziative, quelle che evidentemente interessano pure di più. Con nome e cognome. Un'iniziativa. Quel giorno del cappello rosso in quel posto, vabbè, per dirne, con delle caratteristiche insomma che in realtà non sono molto armoniche. Comunque la nostra associazione è stata esclusa dai contributi perché si sono persi la pratica. Fortunatamente avevamo protocollato, ma mica sempre si protocolla, invece è una cosa, consiglio a tutti, per carità, protocollate sempre perché questi sono tremendi. Distratti. Anche peggio, va bene, comunque fortunatamente qualcosa si potrà fare, qualcosa che cos'è? È ciò che rimane dei soldi che non verranno spesi perché magari alcune associazioni non hanno fatto le iniziative, come mi ricordo, sono pochissime, quindi nel senso quei contributi, i soldi che rimarranno, che non verranno erogati. Tra l'altro la cosa allucinante secondo me è pure il fatto che entro i 1000 euro non si debba rendicontare. Questa è una cosa che io ho saputo l'altro giorno dal dirigente del comune. Questa è una cosa allucinante. Ma è arrivata adesso questa. Questa è una regola che c'è da pochissimo. E questa è una regola allucinante che la dice lunga sul passato che questi, anche i presenti. Mi sembra tutto chiaro, pure se non dico tutto. Allora, chiudiamo il cerchio e poi se ci sono delle domande dei giornalisti sicuramente siamo qui per apposta. Quello che avete sentito io non credo sia una lamentela di tante associazioni scontente per la lista della spesa che non è stata esaudita. Cioè è un po' una rivendicazione anche etica di rispetto nei confronti del lavoro che delle associazioni, degli artisti hanno fatto un anno fa e che hanno dovuto aspettare appunto tutto questo tempo per capire minimamente cosa gli venisse prospettato. Per essere presi in giro, è stato un anno per essere presi in giro. Esatto, allora se noi stiamo parlando di carte, chi amministra, chi valuta questi bandi probabilmente guarda solo delle carte, delle scartoffie. Io chiedo a queste persone di venire in piazza, vedere le attività, vedere quanto lavoro c'è dietro tutte queste attività per valutare, per capire se queste attività meritano questo trattamento. Perché a nostro avviso le persone che valutano, a mio avviso perlomeno, le persone che hanno valutato e hanno assegnato questi finanziamenti non sono in grado di come dire, dare una lettura realistica di quello che sta succedendo nella città e che succede nella città. Ha detto prima Augusto Terenzi, questa città non ha mai brillato per le politiche culturali, e questo è anche un pensiero gentile all'ex sindaco. Voglio dire, questa città non ha mai avuto un piano che includesse le realtà culturali del territorio e che costruisse un piano reale che includesse i vari livelli, il teatro, la musica, la cultura, non ha mai pensato a uno spazio fisico in cui far incontrare associazioni, di investire in spazi per la produzione culturale. Però oggi ci troviamo di necessità virtù tutti insieme, come ci siamo trovati anni fa, anche dopo la chiusura dell'ultimo spazio in città, il Cinema Trieste, con quella manifestazione, ci ritroviamo ancora a dover ridire sempre le stesse cose poi di fatto, no? E a ascoltare sempre le stesse promesse. Per cui secondo me, rispetto a un irrigidimento delle associazioni che denunciano, non è più possibile andare avanti con questi modi di agire e autodenunciano in qualche modo questo avviso pubblico è stato viziato di fatto da atteggiamenti anche dell'amministrazione poco chiari,
In questo modo noi vogliamo mettere un punto e dire da oggi in poi non possiamo più andare avanti così, perché altrimenti noi ci fermiamo, perché non siamo più in grado di sostenere le spese che il Comune di Viterbo illude di poter, come dire, retribuire alle associazioni culturali. Non è la lotta di alcune realtà verso contro delle altre, noi pensiamo che questa realtà, questa città sia immatura, trova un, come dire, una politica culturale che possa mettere insieme gli intenti e i processi di tutti per la crescita della città. Non, non vogliamo far chiudere le realtà culturali, vogliamo che ci sia spazio qualificato per tutti, uno spazio della politica, però se, finora la politica non ha agito e non ha fatto il proprio ruolo. Grazie. No.